Qui siamo a Dubai, downtown, e ho cercato di ricreare un angolo, uno stile di vita un po' più umano, sicuramente più italiano. Qui a Dubai, sì, io non chiudo mai, non esiste criminalità. Queste sono cose che uno sottovaluta, invece la sicurezza è una grande cosa, soprattutto per una donna sola. Chi viene a Dubai? Viene a Dubai per un anno, poi per essere 10 anni. Per questo che Dubai viene vista come una città di passaggio. Perché io domani, se dovessi essere licenziata, io perdo il mio visto. Io ho 30 giorni di tempo per trovare un altro visto, un lavoro. E poi tu chiedi a me, io ti dico, per me questo ormai è caso. Gli arabi li paragonano molto ai siciliani. Io sono di origine siciliana, nata e cresciuta a Bergamo, ma i genitori siciliani. Io trovo tantissime cose in comune, dei tratti caratteriali di comportamento. So come affrontare, come avere a che fare con loro. Sono venuta qua per vacanza e poi ho deciso che avrei guardato un po' attorno e cercato un lavoro, e fortunatamente nell'arco di un mese ho trovato lavoro. Faccio la manager per un'azienda che organizza incontri in tutto il mondo di boxing, MMA. Vengo da una madre marocchina e un padre egiziano, siriano. I miei genitori si sono trasferiti in Italia quando erano molto giovani, all'età di 19 anni, e io sono nata e cresciuta in Italia. Qua a Dubai la possibilità è per tutti. Se hai studiato trovi lavoro, se non hai studiato trovi lavoro. E in più qua tutti vivono in pace tra di loro. È una città multietnica dove tutti vengono rispettati, apprezzati per ciò che sono. Ti puoi fare il bagno tutti i giorni, tutto l'anno. Mi manca l'Italia, mi manca la mia famiglia, mi manca il mio paese, mi manca tutto. Però in fondo bisogna anche seguire il proprio futuro. Facevo la giornalista a Bologna, mi ero stufata di vivere lì. Ho conosciuto un ragazzo che è diventato poi mio marito, che aveva ricevuto un'offerta di lavoro per trasferirsi qua, e siamo partiti con una valigia e nient'altro. Adesso abbiamo due bambini e insomma la nostra vita adesso è qua. Dubai Italy è nata da un'esigenza che negli anni c'era qua a Dubai. Quando sono arrivata nel 2008 la comunità italiana contava 1800 persone, adesso siamo oltre 12.000. Mancava un punto di riferimento con un taglio più giornalistico.